TG2 20:30, buonasera. La scomparsa di Lucio Battisti questa mattina alle 8 non ha rotto il muro della riservatezza eretto dai familiari attorno al ricovero del cantante. Solo loro sono stati ammessi alla camera mortuaria dell'ospedale San Paolo. I funerali, ma per ora sono solo voci, dovrebbero svolgersi domani pomeriggio a Molteno, il piccolo paesino della Lombardia dove l'artista viveva. Nessun VIP, pochi composti ammiratori, qualche messaggio scritto con semplicità e accompagnato dai fiori. Nessuno, tranne i familiari più stretti del cantautore, può varcare la soglia della camera mortuaria dell'ospedale San Paolo, dove da stamattina riposa la salma di Lucio Battisti. La voce della sua scomparsa sarà diffusa presto, poi alle 10:30 la conferma ufficiale. Un breve, secco comunicato del direttore generale dell'ospedale dice che il cantante è morto alle 8 per complicanze sopraggiunte in un quadro clinico sin dall'inizio severo. Nessuna parola sulla malattia né sui funerali. Le sue condizioni erano precipitate nel corso della notte. All'1 è sopraggiunto il coma e sono stati avvertiti i familiari arrivati poco dopo. La salma è stata a lungo vegliata dalla moglie, dalla sorella, dal figlio Luca. Soltanto nel pomeriggio la moglie in lacrime è uscita a bordo di una macchina dai cancelli dell'ospedale. Se n'è andato a 55 anni il più grande dei cantautori italiani. Lucio Battisti era nato a Poggio Bustone, in provincia di Rieti, il 5 marzo del 1943 da Dea e Alfiero Battisti. Lei casalinga, lui agente del DAD. Lucio è cresciuto a Roma, dove la famiglia si trasferì quando lui era adolescente. Il padre gli impose di prendere il diploma di perito industriale, ma era sicuro che quel lavoro suo figlio non l'avrebbe mai fatto. Lucio, infatti, trascorreva tutto il suo tempo libero ad ascoltare musica e a prendere lezioni di chitarra da un virtuoso dello strumento, Silvio Di Carlo, elettricista per necessità. E debutta ben presto come chitarrista, unendosi a piccoli complessi di quartiere, prima con i Mattatori, un gruppo di Napoli, poi con i Satiri, romani, per poi spiccare il salto di qualità con i Campioni, il complesso che accompagnava l'urlatore Tony Dall'Ara. Sono i primi anni 60 e Lucio comincia a scrivere canzoni, è convinto delle sue capacità, della sua ispirazione sincera e passionale. Forte di questo parte per Milano, capitale della discografia e delle nuove correnti musicali. Propone i suoi pezzi collezionando una serie di umilianti rifiuti. A non convincere non sono tanto le musiche quanto i testi, che vengono ritenuti dai discografici banali e privi di presa emotiva. L'unica canzone che riesce a piazzare è un brano in stile beat per i Dick Dick. Si intitola Se rimani con me, è giugno del 1965. Sono i giorni dell'incontro con Giulio Rapetti, in arte Mogol, figlio di Mariano, dirigente dell'etichetta Ricordi, autore di testi con già all'attivo un primo posto al Festival di Sanremo 61 con Al di là, un brano cantato da Luciano Taglioli. Il primo pezzo che i due scrivono insieme è Ehi ragazzo, che 3 anni più tardi inciderà l'Equipe 84. Ma la coppia comincia a sfornare canzoni su canzoni e i due diventano rapidamente gli autori più ricercati. Resta il fatto che Battisti non riesce ad incidere i suoi brani. I discografici non credono nelle sue capacità di cantante. L'unico pezzo che gli lasciano registrare è un successo di Sergio Endrigo, Adesso sì, da inserire in un'oscura compilation sanremese. Se lui ha cominciato a cantare facendo i provini e non si considerava un cantante, ha dovuto litigare con Ricordi di allora e fargli fare un contratto, perché siccome era stato bocciato dalla Rai, anche la discografia non desiderava fargli un contratto, ha dovuto minacciare le mie dimissioni, poi alla fine gliel'hanno fatta. A Sanremo Lucio conosce Grazia Letizia Veronese, la donna che diventerà sua moglie e che gli darà un figlio, Luca, oggi 25enne. Seguir con gli occhi un airone sopra il fiume e poi... Gli anni successivi sono tutti all'insegna del vertice della Hit Parade, da Acqua Azzurra, Acqua Chiara, a Fiori Rosa, Fiori di Pesco, da Emozioni a Pensieri e Parole, dalla Canzone del Sole ai Giardini di Marzo, la coppia Battisti-Mogol non sbaglia un pezzo. Ma quanti ostacoli! Il loro divorzio lascia tutti increduli ed addolorati. Avviene alla fine del 1979, dopo aver scritto assieme l'ultimo album, Una giornata uggiosa. Dissapori insanabili legati alle quote dei diritti d'autore e forse a tante altre incomprensioni. Battisti si chiude nel riserbo assoluto, basta con le interviste, basta con il resto del mondo. La comunicazione è affidata unicamente alle sue canzoni. Indivisibili.
prima volta che... Lucio continua a comporre musiche. Le parole dell'album successivo alla rottura con Mogol le scrive sua moglie, quelle degli altri cinque, un poeta romano, Pasquale Panella. Ma le vendite non sono più quelle di un tempo. L'ultimo album, Hegel, esce nel settembre del 1994. Sono le cose... Da almeno un anno si parla di un nuovo lavoro, forse uscirà nei prossimi giorni, come un testamento musicale di un artista con la A maiuscola. Certe cose... Il pubblico ti conosce soprattutto perché ti ha visto in quella grandissima platea che è Sanremo, no? Adesso ti vede alle 22.15 sul secondo canale, è una platea molto così più ristretta, però ti vede in una nuova veste, non di cantante soltanto, ma di autore e compositore di alcune canzoni molto belle che ha fatto Lucio Battisti. Non so se siete d'accordo. Ecco, bene. Una volta tanto tutti d'accordo. Renzo Arbore, lei è stato il primo a portare Lucio Battisti in televisione. Si ricorda questi momenti? Sì, mi ricordo questi momenti, mi fanno una grande tenerezza, una grande malinconia. Questo è il ricordo che rimarrà dell'uomo Battisti. In questi ultimi anni lei ha incontrato Lucio Battisti, che si era un po' dato alla macchia? Non lo vedo da 20 anni, però ultimamente avevo ricevuto i suoi saluti da amici comuni. Che idea si è fatto della rottura tra Mogol e Battisti? Ma io credo che alcuni sodalizi inevitabilmente attraversano dei periodi di crisi. Certo, è stata una rottura che ha nociuto la canzone italiana, perché la canzone italiana è stata rivoluzionata assolutamente da Mogol Battisti. Secondo lei perché Battisti ha scelto la fuga dalla popolarità? Perché ognuno ha i suoi codici, soprattutto un artista, e quindi è chiaro che Battisti è sempre stato schivo, anche allora era schivo, e voleva più cantare che parlare, io mi ricordo, quindi ha scelto questa via, è legittimo. Nel panorama musicale qual è e quale sarà il posto di Battisti? Ma io credo insieme a Domenico Modugno il più grande rivoluzionario della musica leggera italiana, il più grande rinnovatore della musica leggera italiana. Lucio Battisti ha inventato un nuovo modo di scrivere le canzoni italiane. Da lui sono partiti tutti molti altri, molti figliocci, che mi piacerebbe che in questa occasione lo riconoscessero. Una sua riflessione spontanea sulla morte di questo grande artista? Ma la mia prima riflessione è stata: ma come così giovane? Forse la sua lontananza dalla ribalta me lo ha fatto sempre ritenere ancora un giovane, e forse giovane io. Il suo ricordo più bello, lei che l'ha conosciuto dai primi momenti? Ma una festa dove lui cantò e tranquillamente con tutti noi come un compagno di scuola. Un saluto al grande Lucio Battisti. Ciao. Lucio Battisti coltivava una vera e propria ossessione per la privacy. L'ironia della sorte, il diritto alla privacy è stato finalmente garantito per legge solo qualche giorno del suo improvviso e misterioso ricovero durato 2 settimane. 2 settimane avvolte nel mistero, quelle del ricovero di Battisti al San Paolo di Milano. Non è certa neanche la data di entrata, 28-29 agosto. Da pochi giorni però è in vigore la discussa legge sulla privacy e per la prima volta tutti, dai sanitari ai fotoreporter ai giornalisti, rispettano la consegna del silenzio. Inevitabile l'assedio delle telecamere al nosocomio, ma già dal 30 agosto sono chiare le intenzioni dell'artista e dei familiari, gli unici ad avere accesso alla stanza numero 9 del secondo piano. Nessun bollettino medico, nessun cenno alla natura della malattia. L'ospedale viene blindato, una guardia giurata presidia il reparto. Persino gli amici e i colleghi di Battisti vengono allontanati. Col tempo la tensione si allenta e torna insistente l'interrogativo, che non è solo dei mass media, ma anche dei suoi innumerevoli fans. È giusto o no privare l'opinione pubblica delle notizie sullo stato di salute del cantante? In realtà i giornali continuano a parlarne, ma senza fare accenno alla malattia e soprattutto senza immagini. Forse non sapremo mai per quale causa se n'è andato Battisti. È un diritto dei familiari non dirlo. E poi, come diceva lui, un vero artista non serve che parli di se stesso, perché comunica attraverso il suo lavoro. La notizia della scomparsa di Lucio Battisti ha fatto il giro del paese in poche ore e attraverso tutti i media.
L'attenzione dei media oggi è tutta per lui, fiumi di agenzie, l'apertura dei telegiornali, palinsesti televisivi stravolti per far posto a speciali, concerti in memoria di Battisti e domani naturalmente le prime pagine dei quotidiani parleranno ancora di lui, ma la notizia della sua morte è rimbalzata anche via radio, via fax e via internet. Molte radio private da stamattina stanno trasmettendo una lunga non-stop che andrà avanti fino a tarda notte, aperta anche agli ascoltatori. Dalle 10:40 il sito internet ANSA è stato letteralmente preso d'assalto da centinaia di migliaia di visitatori a caccia di notizie, le ultime sulla morte del cantautore, ma anche tutto quello che riguarda la sua vita e le sue canzoni. Molta curiosità, insomma, ma anche la voglia di rispettare quella riservatezza che per Battisti era diventata una scelta di vita. Migliaia i fax in tal senso, arrivati oggi a Radio 2, una sola richiesta: ascoltare in silenzio le bellissime canzoni di Lucio. Giulio Rapetti, in arte Mogol, coautore con Battisti delle sue canzoni più belle, ha affidato al TG2 il suo commento. Sono certo che anche in questo momento Lucio apprezzerebbe un rispettoso silenzio. Chi lo ha amato, ha detto Mogol, si unisca a me in una preghiera. Un invito alla riservatezza che hanno seguito in molti. Poggio Bustone, in provincia di Rieti, e Molteno, non lontano da Lecco, sono i due paesi che più hanno contato nella vita di Lucio Battisti. A Poggio nacque 55 anni fa, a Molteno si era ritirato in volontario esilio. È difficile. Era nato qui Lucio, in questa casa di Poggio Bustone, paesino aggrappato alle colline, a 720 metri di altezza, in provincia di Rieti. Se n'era andato tanti anni fa, ma con i cugini, addoloratissimi, era rimasto in contatto. Ci siamo sentiti fino a pochi giorni fa. Poi all'improvviso è venuta la notizia. Pensavamo tutti che fosse risolvibile. Non ve l'aspettavate proprio? No, non ce l'aspettavamo. Anche perché lui è giovane, 55 anni, poteva reagire bene. Non era un vecchio. Qui ultimamente, c'è stato di gennaio circa, che voleva ristrutturare la casa. Col pensiero forse che prima o poi sarebbe ritornato magari a fare una sfuggita. Mi ricordo che lui vestiva con dei pantaloncini corti, era un po' cicciottello, metteva un sombrero per cappello e con la chitarra strimpellava, anzi io lo pigliavo in giro e poi lui reagiva, interveniva nonno e... Lui con la chitarra ci parlava tutto il giorno perché ci stava sempre insieme, sul muretto. E al nord invece il paese dove risiedeva con la moglie per lunghi periodi negli ultimi anni, Molteno, piccolo rifugio immerso nel verde, non lontano da Lecco. Non rivolgeva la parola a nessuno, andava, veniva, almeno quelle poche volte che si vedeva. Noi abbiamo suonato la campana perché quando una persona muore nella comunità segnaliamo questa partenza col segno della campana. Battisti era lontano dalle scene da 20 anni, ma il mito era rimasto intatto. Le sue canzoni sono ancora le più trasmesse dai circuiti radiofonici e televisivi. Un feeling straordinario quello tra Battisti e il suo pubblico, che vale oltre 1 miliardo di diritti d'autore ogni anno. E oggi nei negozi di dischi le opere dell'indimenticabile Lucio sono andate ruba. Conosci me, la mia lealtà. Negozi di dischi, centro di Milano, Lucio Battisti va a ruba. E oggi è un continuo chiedere di tutti i dischi raccolte. Mi è venuto un tonfo al cuore, ci sono rimasto molto male. Mi sono molto emozionato perché è andata via una parte di me. È sempre stato un personaggio molto introverso, schivo. Infatti partecipava alle serate, alle tournée, agli show, ma perché era obbligato dalle case discografiche. Sono venuto di corsa perché penso che fra un paio di minuti finiscono tutti. Forse perdendo qualcosa di grande, forse abbiamo conquistato comunque dentro di noi qualcosa di molto più grande, quello che un mito non muore mai, lui è un grande mito. C'è gente ma che va arriva. Ho voluto dare un estremo saluto pubblico all'indimenticabile cantautore. Dopo uno shock, un dolore e una commozione di ieri, oggi è una giornata da un desiderio di dare a Lucio Battisti un estremo saluto, un desiderio che continua a scontrarsi con la riservatezza della famiglia. Già questa notte erano continuate le visite dei fan fuori dall'ospedale San Paolo di Milano, dove Battisti è spirato ieri. Alcuni ragazzi hanno anche improvvisato una veglia fino a tarda ora, suonando insieme le canzoni più belle.
e oggi fin dal primo mattino è ricominciato un sommesso andirivieni di ammiratori mischiati ai giornalisti all'ingresso della camera ardente dove Battisti riposa. Ancora fiori, ancora messaggi d'affetto, in attesa di vedere Lucio passare nel suo ultimo viaggio verso Monteno, in paese in provincia di Lecco dove abitava, per offrirgli un ultimo applauso. Attorno alle 11 è anche arrivato un pullman da Poggio Bustone in provincia di Rieti dove Battisti era nato, partito alle 3 di questa notte, a bordo un gruppo di cittadini, il gonfalone, il sindaco. Lo ricordo solo da bambino, che strimpellava già la chitarra, poi il fenomeno dell'urbanesimo degli anni 60 ci ha portato lontano per ritrovarci poi sulle cronache e lui già affermato. Dice Battisti, non è vero che non veniva, veniva di soppiatto nelle ore più impensate, perché ecco, era un po' di questo suo carattere schivo si manifestava anche in queste circostanze. Hanno cercato di entrare per tributare un ultimo omaggio, ma non hanno ottenuto un permesso dei familiari più stretti che anche questa mattina vengono nella camera ardente. Anzi, la sorveglianza è stata rafforzata. Resta impenetrabile dunque un muro di riservatezza e lo conferma la notizia resa nota dal parroco di Monteno. I funerali si svolgeranno a Monteno sabato in forma strettamente privata nella cappella del residence recintato che Battisti aveva scelto per la sua fuga dal mondo. E sul dolore, l'emozione e i ricordi suscitati dalla scomparsa di Lucio Battisti torneremo tra poco nel corso del telegiornale. Vi ricordo anche che alle 14 su questa rete andrà in onda uno speciale TG2 sul geniale cantautore con numerosi inediti e filmati. Canzoni che non esprimevano soltanto, scusate la citazione, pensieri e parole, ma vera poesia attraverso la musica. L'attenzione e la copertura data dai quotidiani alla morte di Lucio Battisti è comunque paragonabile a quella dedicata lo scorso anno alla scomparsa della principessa Diana. Titoli anche a 8 colonne con foto, e poi si va dalle 7 pagine del Messaggero alle 4 del Resto del Carlino e del Corriere della Sera, passando per le 6 di Repubblica e le 5 di Tempo e Stampa. Per tutti impegnati almeno 7-8 giornalisti. Repubblica e Corriere hanno scelto di lasciare quasi invariata l'impaginazione tradizionale, posizionando all'interno le notizie su Battisti. Tutti gli altri invece hanno deciso per un'impaginazione particolare, dedicando al cantautore la prima parte del giornale. A commentare la notizia nomi importanti, da Ernesto Galli della Loggia a Michele Serra, da Ennio Morricone a Mario Luzzato Fegiz. Quasi tutti riportano anche i testi delle sue canzoni che hanno segnato un'epoca impossibile da dimenticare.